Buongiorno amici e amiche, buon sabato 28 novembre 2020. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versetti 34-36. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Con oggi si conclude l'ultima settimana del tempo ordinario dell'anno A. Da domani, anzi da oggi pomeriggio già, entriamo nell'anno B, con la prima domenica d'Avvento, il tempo della veglia, il tempo che ci prepara alla venuta del Signore. Non possiamo farci trovare sonnecchianti, Dio veglia sempre su di noi e non possiamo non prendere esempio da Lui. Ecco infatti che già da oggi sentiamo queste parole: attenti, vegliate. Essere attenti significa essere pronti, e vegliare significa tenere gli occhi aperti per poterlo riconoscere. Se così non fosse, l'attesa produrrebbe noia, che porta con sé le tentazioni che ci distolgono dall'essenziale, quindi sopravvengono su ubriachezze, affanni, vanità, tutti i modi coi quali ci concentriamo su noi stessi e non sappiamo rivedere il centro della nostra vita. Forse perché non ci abbiamo mai davvero messo niente dentro, se non noi stessi. Gesù ci invita a mantenere il centro pulsante della nostra vita, sgombro da ciò che vita non è, pronto a battere col ritmo del cuore del Figlio di Dio. Allora dobbiamo chiederci: cosa c'è al centro della mia vita? Buona giornata a tutti.